Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Quel Tale Ale. Eccoci con Formula 1 2012, la nostra gara nel GP del Brasile. Partiremo dalla quinta posizione. Abbiamo conquistato un quinto posto mettendo le gomme dure, ricordo, perché come detto là nelle qualifiche per la strategia punto sempre sulle dure. In partenza mi trovo meglio, almeno posso gestire un po' meglio. Ragazzi, siamo arrivati all'ultimo appuntamento del nostro campionato. Non so se sarà l'ultimo video di Formula 1, ditemelo anche voi. Chiedo a voi se volete vedere anche le gare anche se comunque non c'è niente di sicuro, nel senso io comunque vi chiedo per sapere se voi nel caso volete. Tra l'altro in Brasile c'è il sole, cosa stranissima. I giochi di Formula 1 in Brasile piove sempre, almeno secondo, vabbè, stai calmo. Perché come detto ragazzi, in questo periodo, lo ripeto per l'ennesima volta, ma lo sto cercando di dire un po' in tutti i video, così almeno tutti quanti lo sanno che sono un po' impegnato, quindi replico anche un po' meno i commenti, quindi non avrò tempo di registrare se non in squarci di tempo libero, se ci saranno. E quindi al decimo 18 giri, minchia, e cioè mi fai fare 10 gol duri e 8 gole morbide? Vabbè, prudente sì, almeno utilizziamo la cosa elevata perché è meglio, cioè mi trovo meglio, anche se siamo più pesanti andiamo leggermente più piano, però mi dà un parecchio vantaggio il fatto di avere la possibilità di utilizzare la miscela elevata. E vabbè, partiamo. Come dicevo, anzi ve lo dico adesso, il fatto oppure lo ripeto dopo, il fatto di non avere tantissimo tempo, quindi replicherò un po' meno ai commenti, sto replicando un po' meno ai commenti, perché il periodo è già questo, quindi non so se riuscirò a registrare altri video per il prossimo campionato, almeno nel brevissimo periodo, quindi può darsi che ci sarà una pausa o magari non lo so, dipende. Quindi dopo che voi mi avrete detto se volete vedere anche le gare con la rossa, abbiamo scalzato Massa, se riesco vediamo un po', perché qua dobbiamo fare proprio una partenza devastante. Ce la metteremo tutta a finire il campionato alla grande. Vai, miscela elevata e kers. La prima staccata è tutto. Siamo leggerissimamente agganciati con la Ferrari, ma è stato un dettaglio. Perché non gli abbiamo fatto nessun danno, cioè sono appoggiati a Vicenza, ci siamo appoggiati. Ok. E mo so cazzi, come sempre, noi. Adesso sono. Però almeno adesso con le dure riusciamo un po' a regolarci. Ecco, questa parte non mi è mai piaciuta del Brasile, queste parti un po' così, queste curve saliscendi, boh. Non so se a voi piace questa pista, per carità non è che fa cagare, però quel paio di curve così non mi sono mai piaciute, soprattutto quella più stretta a destra, perché la macchina tende sempre, perché ci si arriva in salita molto veloci, quindi la macchina tende a inchiodarsi e quindi slittare con il posteriore. È una delle curve di qua, sarà veramente tosta poi con il DRS, quindi dobbiamo cercare di merda, merda, fanculo, dovevamo cercare di distanziarci il più possibile. Ogni tanto qualche scalatina manuale c'è, ce la buttiamo, questa è una di quelle che dicevo. E anche la prossima è una di quelle, vedete, perché è così ampia, quindi quando si arriva dentro la macchina tende a, se si arriva proprio in inchiodata.
Prima tocco il carburante. Non ricordo neanche i pulsanti, cazzo. Ecco, questi stanno meno di un secondo, quindi. Merda. Ecco, se poi si fa così sta curva di merda, che questa non mi è mai piaciuta di curva. O meglio, non mi piace, non lo so, in questo, questo Formula 1 2012 non mi piace. Prima la riuscivo a fare meglio di tutti gli altri Formula 1, non so per quale motivo, si è cambiata struttura. Ma le McLaren sono molto ostiche, perché nel 2012, in questo gioco, in questo, quest'annata, sono le più veloci anche rispetto alle Red Bull. Quindi sarà, che cazzo è? Ho preso un tombino, avevo preso una talpa. Ok, adesso sono, cazzi. Allora, almeno cerchiamo di non farci prendere la scia, poi per il resto sono problemi. Vettel dovrebbe sostituire gli pneumatici nei prossimi 5 giri. No, cazzo, ancora non la riesco a far descendere una volta sta curva, almeno in gara. Allora, e adesso sarà ancora più difficile con il carburante normale, perché me lo voglio tenere per i giri a cavallo dei pit stop miei o loro, e o magari entrambi, quando si fermeranno loro e quando mi fermerò io, per niente semplice questa gara. Aia. Teniamo d'occhio adesso le gomme. Ok, chiudiamo un po' prima, almeno faccio la prima, la prendo decente. Quello è il punto critico, se la prima si prende troppo larga, la seconda non la fa. Fanculo. Quindi ragazzi, ditemi voi cosa, a parte cosa fare, se nel caso, come detto, tempo permettendo, quindi non vi assicuro niente, ma giusto per fare una specie di sondaggio, per sapere se comunque nel caso voi vorreste vedere la seconda stagione. Poi, come detto, può darsi anche che non la farò per questioni di tempo, quindi io intanto chiedo, poi comunque vediamo, io l'impegno ce lo metto sempre, però. E ditemi anche cosa, se vi è piaciuta questa avventura con Formula 1 2000 Cristo, 2000 Cristo nel senso che è dopo Cristo 2012. Sta al massimo, il giro veloce è suo. Questa nostra avventura che ormai ci accompagna da ottobre, settembre, da una vita ormai. Non ho mai giocato così tanto un gioco, cioè per un arco di tempo così lungo. Ah, e poi visto che molti me l'avete chiesto, anche di GTR2, ragazzi, non vi ha impostato il motore sulla massima potenza, sta cercando
di raggiungerti. Voi non sapete quanta voglia ho di fare gare con GTR2, ma purtroppo lì ci vuole ancora più tempo perché è da registrare su PC, quindi con un formato particolare è veramente più dispendioso lì, e lo voglio fare con costanza e con tempo, anche perché qua, come detto, ad esempio qua in Brasile, prove libere avrò fatto 10 minuti, un quarto d'ora. Con quello non si può assolutamente fare, perché ad un livello di simulazione che non puoi provare la macchina e prove libere per 10 minuti. Abbiamo rilevato un abbassamento della temperatura dell'asfalto. Quello lo voglio fare, lo farò assolutamente, perché è uno di quelli che voglio assolutamente fare più di tutti gli altri, perché è veramente una cosa spettacolare quel gioco di guida, assolutamente divertente e simulativo, altro che questo Formula 1 2012, soprattutto con la mod che avevamo provato, quella di Power and Glory. Quindi sì, state tranquilli, farò anche quello. Come detto, però, quello proprio lo inizierò quando avrò più tempo da dedicargli, perché ogni gara lì ci vuole veramente un fottio di tempo per conoscere a menadito la, oltre al comportamento dell'auto, la pista e tutto quanto. Quindi quello è uno che farò quando avrò proprio del tempo per mettermi a studiare tutte le piste e passarci veramente del tempo. E basta, niente. Hamilton non riesce a tenere il tuo passo, il distacco aumenta poco a poco. Fa un culo. Questo ogni volta che parla va a cadere quella puttana. Mannaggia la troia. Ti fa seccare i maroni ogni volta che parla questo. Ma che cazzo sta succedendo? Due flashback. Stessa curva. Bene. Cristo. Facciamola con calma, che cazzo devo dire? Boh, non ho capito che le gomme stanno come prima, non è che. Oh, ma che cazzo fai? Vabbè, per il resto al momento non mi viene in mente niente. L'ho già detto della cosa che sto replicando un po' meno anche ai commenti, però state tranquilli perché i commenti li leggo sempre tutti. Ho meno tempo per rispondere, anche perché comunque poi posso rispondere a tutti, perché sennò me li inizio a dare come spam, quindi poi non è un problema questo anche di YouTube. Però a leggere li leggo tutti, magari nel caso controllate anche se qualcun altro ha dato le stesse risposte o ha fatto le stesse domande o ha ricevuto le stesse risposte o cose del genere, perché molto spesso molti mi fate la stessa domanda quando magari un altro già o ha spiegato, magari ho detto anche in un video, ma a quel punto no. Basta seguire il video. Ma sta cambiando il tempo o sbaglio? Le nostre gomme non stanno benissimo. C'è molto traffico ai box in questo momento. Fai attenzione ai piloti in uscita dalla pit lane. Io mi devo regolare un po' su Michael, si sta fermando ora. Michael, su Hamilton. Eh sì, perché quelli c'hanno le morbide. Guarda questo. Col DRS proprio decolla. Io, come detto, io mi preparo sempre per, anche con le marce, per non utilizzarlo il DRS. Tanto sostanzialmente non l'abbiamo mai utilizzato noi in gara, che o superiamo o siamo così distanti da non poterlo utilizzare. Quindi, anzi, ricordo che una volta sola potevamo utilizzarlo quando era guasto. Quindi hai impostato il motore sulla massima potenza, sta cercando di raggiungerti. Me lo tengo adesso un po' di kerze per il rettilineo, così. Sì, comunque sta cambiando il tempo, spero non venga a piovere perché siamo preparati. Rientra ai box alla fine del giro, ripeto, rientra alla fine del giro. Hamilton è rientrato, sì. No, che rientra alla fine del giro, cioè non è che non voglio rientrare. Dispone di pneumatici a mescolatura, effettuerà uno stint lungo. Ma per dire, se le dure mi sono durate
10 giri, le morbide 8 non mi dureranno mai, quindi penso che farò ancora un altro giro. Questo un altro. Poi mettiamo le morbide. Vorrei ritrovarmi a fine gara con gomme che non gliela fanno. Anzi, mettimi. Queste comunque non è che stanno benissimo, però appunto ci abbiamo fatto solo un giro di qualifica, quindi di effettuare il pit stop in questo giro. E invece no. Te lo faccio nel prossimo, quindi state pronti, rimanete sincronizzati. Quindi cerchiamo di fare un giro. Un giro pompatissimo dobbiamo fare. Teniamo d'occhio anche il carburante, quindi dovremmo riuscire. Farci questo giro tranquillamente, quello successivo anche con il carburante elevato. Sempre meglio farlo a ridosso del pit, così cerchiamo di mettere sempre una certa distanza tra noi e gli inseguitori. Come detto ragazzi, spero che vi siate divertiti a seguire questi video. Io in generale lo dico come se non, cioè non so se farò l'altro campionato, quindi per dire adesso dico così, poi magari ci rivediamo anche con il prossimo, non lo so, però parlo come se fosse l'ultima gara, quindi spero che vi siate divertiti con questo Formula 2012. Ci saranno tanti giochi di guida comunque, quindi oh, non fate cazzate che vi sparo. Grandi, grandi, vai, vai. Grande. Dai che siamo ancora in vantaggio. Qua c'è da fare tutto il curvone. Io li sbatto fuori. Sono loro che devono stare attenti a me. Eccolo lì Hamilton. Abbiamo guadagnato un pochino. Abbiamo guadagnato. Vai così. Non sono previste altre tolte ai box. Cerca di preservare i pneumatici. Spariamoci il carburante elevato adesso. Facciamo parte quando c'è traffico nei box, che c'è diciamo il bug del fatto che ti inculano gli altri, li fanno passare. Però quando facciamo queste strategie, noi ormai abbiamo capito, siamo i maghi del pit stop con queste strategie acrobatiche che facciamo. E stiamo, purtroppo diciamo che come detto ci siamo iniziati. Cazzo, non lo so dire, cazzo. Iniziamo. Vabbè, ce lo spariamo tutto qua. Ci siamo iniziati ad affilare e a fare ottimi risultati alla fine del campionato, cazzo. Però vabbè, come detto bisogna prenderci un po' la mano. Io adesso, a parte questa che ho provato veramente pochissimo, negli altri GP avevo provato un po' di più e soprattutto abbiamo capito un po' a livello di Cristo. Di strategie un po' un po' così. Poi magari anche per il fatto degli assetti, forse abbiamo queste piste, ho trovato degli assetti un po' più giro veloce per batto utilizzabili, un po' più comodi. Ma hai un vantaggio di 6 secondi sulla vettura alle tue spalle, continua a spingere. Però effettivamente l'inizio con la Mercedes è stato un po' traumatico, hanno fatto delle brutte figure, però perché la Mercedes questo l'anno 2012 non è stata una grande annata. Soprattutto non si adatta molto al nostro stile di guida, perché noi siamo molto aggressivi, quindi una macchina che ti consuma già di suo le gomme con la nostra guida è estremamente sportiveggiante, diciamo. Cozza un po' come cosa.
Però dai, alla fine stiamo facendo un buon campionato. Comunque calcoliamo che è il nostro primo, la nostra prima stagione. Siamo partiti con la Toro Rosso, approdati in Mercedes e con un contratto per l'anno prossimo in Ferrari. Non è male. Certo, non stiamo giocando a leggenda. Io non ho mai detto di essere un bravo giocatore, quindi gioco per divertirmi, però farlo comunque con sfida. Certo, non è che gioco a facile, sono professionista, mi sto divertendo e soprattutto anche per questione di tempo, perché sarebbe anche bello giocare con il cambio manuale senza traiettoria, però per preparare una gara così ci vuole un tot di tempo, per prepararla in quel modo ci vuole il quadruplo del tempo, perché la pista la devi sapere a memoria, le cambiate le devi sapere a memoria. E quindi anche il fatto di non essere un usufruitore di soli titoli di guida, io gioco, come ben sapete, abbiamo fatto anche il giro più veloce, tantissimi titoli, quindi se una persona magari gioca in un anno solo titoli di guida, magari per tantissimo tempo lo stesso gioco, è normale che si trovi meglio con quello. Però giocando, essendo io appassionato di praticamente quasi tutti i generi, a parte alcune eccezioni, non ho il tempo di dedicarmi esclusivamente ad un unico titolo e giocarmelo magari appunto a leggenda con tutti i cosi disattivati. Perché? Perché non ho il tempo appunto di provare tutte le piste, no? Cioè io posso anche giocarlo adesso nell'arco dell'annata, per dirvi, una settimana, poi non lo gioco più per un mese, poi lo rigioco un altro mesata, quindi è un po' così, non è con costanza che titoli del genere, perché poi naturalmente altri titoli non li giochi, li finisce e li mette da parte. Questi sono quelli più rigiocabili, però comunque non è che uno ci sta dietro tutti i giorni. E quindi stessa cosa magari per i giochi di calcio, ci gioco ma non è che so i trucchetti, lì gioco anche a difficoltà più basse perché comunque voglio divertirmi, però non è che gioco sempre ai giochi di calcio, gioco una volta ogni tanto e quindi non posso sapere tutte le mosse, le skill che sanno chi gioca solo magari a FIFA o a PES. Quindi mi dedico un po' a tutto. A parte magari, come detto, alcuni titoli, ad esempio i picchiaduro. Sono una sega. Anche se avevo comprato Mortal Kombat, però era una figata con l'X-Ray, già solo quelle valevano il prezzo del gioco. Poi però, per rendermi conto che ero una sega, per ricordarmi di essere una sega, per quel motivo non avevo comprato più picchiaduro dai tempi della PlayStation 1 e Tekken 3. C'era un motivo, non li avevo comprati. A bello, noi teniamo una guida sportiveggiante dal primo all'ultimo giro, o primi o ultimi, non cambia niente, sia di posizione che di giri, o no? Noi siamo sportiveggianti dal primo all'ultimo giro e, cioè, a parte tutto non vorrei dire niente, ma stiamo rischiando di affilare la quarta vittoria consecutiva con questa Mercedes. 7 secondi, distacco dal pilota alle tue spalle di 7 secondi. Che vi devo dire, ragazzi, siamo ambientati nel finale di stagione. Questa ad esempio l'ho provata veramente poco di pista, come ho detto, ho fatto un po' di prove libere perché non ho avuto tantissimo tempo, ho trovato quell'assetto che mi sembrava abbastanza decente, poi si è rivelato molto meglio di quanto mi aspettassi, soprattutto addirittura nelle qualifiche siamo riusciti ad arrivare quindi con le dure, quindi non è stato affatto male. Adesso in gara si sta comportando abbastanza bene, soprattutto, oddio, il consumo è, vedete, adesso manca ancora un giro, se noi ci eravamo fermati un giro prima, quelle posteriori adesso sarebbero state molto più consumate di quanto non lo siano già, quindi
le dure hanno quel margine di sicurezza in più. Queste, ad esempio, se un giro in più, un giro in meno, con queste fa la differenza, nel senso che un giro in più con gomme rovinate, vabbè, noi poi ci facciamo anche il rally, ma questo è un altro discorso. Un giro in più con le gomme rovinate morbide non la reggi la macchina. Le dure ne fanno 2-3 di giri con le gomme arancioni, non dico rosse, ma in quelle condizioni magari un paio di giri con il treno duro ce lo fai, con le morbide non gliela fai. Dai, le ultime curve. Ma chi è questo qui davanti? Mi dite che è Ricciardo. Usa il kerz, dimmi che è Ricciardo. No, cazzo, però non ce la facciamo eventualmente a doppiarlo. A questo punto, ragazzi, quarta vittoria consecutiva. Direi che questo campionato, questo finale di campionato è stato ottimo. Era Ricciardo, mi sa. Secondo me era Ricciardo. Bene, ragazzi, io mi ritengo soddisfatto per questo finale di campionato. Ditemi voi, come detto, riassunto, vabbè, ormai ve l'ho ridetto milioni di volte. Il primo posto è tuo. Congratulazioni, cazzo, per questo incredibile risultato. Ho fatto anche il giro veloce. Da parte e in generale, vabbè, in generale, congratularmi con te per questo fantastico campionato. Questo risultato ci spingerà a lavorare con ancora maggior impegno in vista della prossima stagione. Sì, ma bello, io non ci sto la prossima stagione, sto con la rossa. Che tra l'altro la McLaren primo e secondo, poi Alonso, Red Bull, noi con la Mercedes. Schumi ha fatto dodicesimo, Massa dov'è? È sopra, giustamente, ottavo. E costruttori, Ferrari terza, sì, è giusto così, perché McLaren più veloce, Red Bull, Ferrari, poi ci siamo noi con i nostri punticini. E vabbè, ragazzi, prosegui, vediamo come finisce il tutto. Io vi ringrazio per aver seguito tutta questa carrellata di video di Formula 1 2012. È stato un piacere condividere con voi questa stagione, questo campionato. È stata una bellissima avventura, lunga, è durata veramente tanto, ma mi è piaciuta ancora di più anche per questo, perché se uno si spara tutti i gameplay uno dietro l'altro, no, invece così noi guardiamo indietro e vediamo tutto un campionato iniziato con la Toro Rosso, sofferto, ci siamo conquistati un posto in McLaren, partiti con tante difficoltà. All'inizio c'erano stati parecchi ritiri con danni e cose del genere con la Toro Rosso, poi Mercedes l'inizio è stato un po' sofferto, per arrivare a questo finale di stagione con 4 vittorie nelle ultime 4 gare, quindi non si poteva chiedere di più. E come detto, vabbè ragazzi, vi riassumo il fatto che a parte che vi ringrazio naturalmente tutti dal primo all'ultimo, scusate se non replicherò nei commenti a uno, però in generale non riesco a farlo anche tempisticamente, oltre al fatto che comunque me li ridarà come spam, però comunque ve lo dico già nel video che vi ringrazio dal primo all'ultimo, voi che avete seguito questa serie, seguite anche le altre, anche gli altri gameplay e tutto quanto. Ditemi nel caso, allora, Mondiali 20-0, giusto una riepilogata così. Proseguirà al campionato 2, vabbè. Punti 100, ok. Rivali sconfitti 1, vabbè. Sono andati abbastanza bene comunque. Giri veloci 4, pole position 4, posizione finale media 8, sì, vabbè. Vittorie 4, sì, queste ultime gare sono state veramente positive. E quindi ditemi voi se eventualmente... Guarda il cavallino. È una soddisfazione. Se eventualmente voleste vedere la prossima stagione di Formula 1 2012, scrivetemelo nei commenti. Scrivetemi nei commenti anche se vi è piaciuta questa stagione, se vi siete divertiti in mia compagnia. E come detto, non vi assicuro niente, anzi usciamo subito. Non vi assicuro niente per questioni tempistiche, non so se ce la farò, non so se ci sarà una pausa e se la farò più avanti quando mi sarò un po' liberato. Vediamo, come detto non vi posso assicurare niente, il mio impegno ce lo metto sempre, però non più di tanto non posso fare, quindi mi devo anche regolare con gli altri vari impegni.
e anche per questo in questo periodo non stanno uscendo molti nuovi video, molti nuovi giochi, ma sto postando sostanzialmente tutti quelli che ho già registrato. Poi più avanti inizierò a registrare, quindi ci sarà anche qualche serie che c'è un video una settimana sì, una settimana no, però purtroppo questo è. E vabbè, come detto ragazzi, vi ringrazio di nuovo tutti quanti, non la voglio tirare per le lunghe perché ormai vi ho detto già tutto quello che volevo dire, tutte le domande che vi volevo fare. Noi ci vediamo allora con i prossimi video, non so di che cosa, seguite anche le altre serie perché ci sono comunque molte altre serie, anche di Racing ci saranno comunque in generale, e noi quindi ragazzi ci vediamo con il prossimo video. Mi raccomando, mettete un bel mi piace, commentate, se volete condividere il video condividetelo sui vostri social network, scrivetevi anche alla pagina Facebook dove magari posterò qualche notizia, qualche cosa in più, e vabbè dai ragazzi. Grazie a tutti per aver seguito questo campionato e noi ci vediamo con il prossimo video. Un saluto a tutti da quel tale Ale.